A Torino il convegno Gli alberi monumentali in Piemonte. Sì, a Torino due anni fa la regione, il settore foreste, anche il settore paesaggio, ha avviato il censimento degli alberi monumentali in attuazione della legge nazionale 10 del 2013. Con questo convegno abbiamo voluto dare conto sia agli addetti ai lavori, tecnici, liberi professionisti, amministratori comuni, ma anche ai cittadini, del lavoro fatto in questi due anni e del fatto che l'elenco degli alberi monumentali finora approvato, 118 alberi, è un elenco aperto, c'è sicuramente spazio per altre segnalazioni, ne stanno arrivando, e si vuole quindi lanciare una nuova campagna di raccolta segnalazioni di alberi candidati a entrare nell'elenco. Quali sono stati i temi principali di questo appuntamento? Ma da una parte si è raccontato che cosa si è fatto. Questo censimento non è la prima cosa fatta in Piemonte, c'è una legge regionale del 1995. Nel decennio scorso erano già stati classificati 40 alberi, rimasti poi 39 perché uno è crollato, di eccezionale valore e dimensione. Quindi partiamo di lì, siamo andati avanti con questo censimento e quindi la coordinatrice a livello nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha raccontato di come si è attuato a livello nazionale. Siamo andati poi nel dettaglio piemontese con aspetti anche tecnici, quali sono gli alberi che abbiamo scelto, quali sono i criteri, facendo vedere anche molte immagini, fino ad arrivare ai problemi di vecchiaia di questi alberi, di magari problemi sanitari, problemi di stabilità, e all'occasione che per molte aree rurali, penso a piccoli comuni di montagna e di collina, l'albero, cosa può essere l'albero monumentale, come magari parte di una rete escursionistica per punto di richiamo sul territorio, quindi al limite anche alla fine occasione di valorizzazione economica. Le conclusioni a questo appuntamento? Sicuramente si è fatto tanto in questi due anni con la collaborazione di molti soggetti, cito in particolare l'IPLA che si è occupata di tutte le verifiche tecniche, una società della regione. C'è molto da fare per completare l'elenco, arricchirlo di altre specie, di altre aree del territorio che finora sono rimaste fuori.